perché la caduta del muro di Berlino. Dottor Biagi, un paio di domande per la TV. Prego. Perché non le venga il crampo dello scrivano? No. Enzo Biagi, come si riesce a capire così l'attenzione di un così gran numero di italiani? Ma forse parlando di cose che li riguardano, che gli interessano, credo che sia tutto lì, magari con un linguaggio semplice e diretto e senza ipocrisie, penso. Come pensa si evolverà la situazione politica italiana nella contesa fra destra e sinistra? È una contesa vecchia come il mondo e non so come andrà a finire. Spero al meglio per il nostro paese, non sono profeta. Lei, insieme a Bocca e Montanelli, è attribuito come il padre dei giornalisti italiani. Come si sente in questi panni? Beh, se dovesse avere questa paternità, mi auguro che i figli si comportino bene. Se qualcuno la definisse un catto comunista, cosa risponderebbe? Non sa proprio niente. Non mi attaccano, anzi Berlusconi se ne infischia altamente di quello che faccio io, di quello che dico io. Ultima domanda, dottor Biagi. Cosa prova ad intervistare Roberto Benigni? Una grande simpatia umana per lui, gli sono molto grato, perché quando c'è lui certamente la gente ci sta a guardare. Berlusconi, signore, è uno dei più grandi venditori che io abbia mai conosciuto. Ha venduto il prodotto Berlusconi al 22% degli italiani, ma è con un'abilità infernale, devo dire, ma no, anche angelica, visto che c'ha delle zie suore. Io anzi gli devo dei motivi di riconoscenza, perché durante una mia...